Domenica 14 febbraio è ovviamente il giorno degli innamorati, ma è anche il giorno dei biker, che si ritroveranno qui a Bottanuco per un gradito ritorno, la 12ª Bottanuco NTB Race, terza prova del Grand Prix dell'Adda. Siamo qui con Michele Verdi, che ci illustrerà le caratteristiche di questa prova. Niente, il percorso, innanzitutto ciao a tutti, vi aspettiamo alla prova. Il percorso si sviluppa lungo i sentieri dell'Adda, magari sentieri già conosciuti dai più perché sono molto trafficati, molto battuti e si svolgono parecchie gare lungo questi sentieri, però pur sempre interessanti, e qua si mettono in risalto le doti di guida dei vari bikers. Speriamo nel tempo, perché oggi la giornata non è un granché, speriamo nel sole e vi aspettiamo qua tutti. Mi raccontava il telefono che è un tracciato un po' più tecnico rispetto a quelli precedentemente affrontati dai biker. E con una discesa abbastanza tecnica e interessanti in mezzo al bosco, vari percorsi lungo l'Adda, modificati un po' per via delle condizioni del terreno, però vedrete che piacerà a tanti, piacerà. 35 km in programma, una differenza rispetto a Calusco e a Solza, qui anche gli spettatori potranno vederli più volte, visto che c'è un giro di lancio e più due giri. Sì, abbiamo pensato bene di portare la gara dentro nel paese per farla conoscere, perché normalmente le gare in mountain bike si sviluppano in sentieri lungo i fiumi o in percorsi, diciamo, dove è difficile che gli spettatori riescano a raggiungerne. Invece abbiamo pensato bene di portare un giro, due giri dentro più l'arrivo in paese, in modo tale che la gente veda e riconosca un po', diciamo, lo sport della mountain bike. Ecco. Chi sarà qui a Bottanuco avrà anche la possibilità di vedere praticamente i vincitori della challenge del Grand Prix dell'Adda per le categorie Elite, Junior e le femminili. Diciamo che la prova di Bottanuco è valida come chiusura del circuito per queste categorie che hai menzionato tu prima, perché poi la prova di Suisio, essendo di un'altra federazione, non possono partecipare. Quindi per le categorie Open, donne, perché è unica, e Junior, la prova di Bottanuco sarà la prova conclusiva, e qui verranno date le maglie e i premi dei vincitori del primo Grand Prix dell'Adda. Rinnoviamo quindi l'appuntamento, domenica 14 febbraio, a che ora partiranno? E la gara partirà alle 9.30, il ritrovo è dalle 7.30 alle 8.30 per le iscrizioni, e vi aspettiamo numerosi.